Buongiorno a tutti, buon sabato, quindi essendo sabato è il giorno, quale giorno migliore per preparare una buona pizza? La prepareremo insieme, impasterò a mano, però se voi diciamo volete usare anche l'impastatrice planetaria potete tranquillamente usarla, io ripeto impasto a mano perché c'è ancora gente che non ha questi mezzi tecnologici che comunque aiutano molto, quindi se avete la planetaria con il gancio dell'impastatrice potete farlo tranquillamente con la planetaria. Allora, che cosa abbiamo? Il mio mix è una farina tipo 1 qui, che diciamo potete trovare ora in questo periodo è un po' difficile. Comunque ho fatto su 600 grammi totali, che è la dose ideale per 4 pizze dal peso di 230-240, quindi 400 g di farina tipo 1 e 200 g di farina tipo 0. È un mix così che ho fatto adesso, però voi potete fare qualsiasi mix, anche tutto tipo 1 o integrale tipo 0-0-0. Ok, quindi come al solito mettiamo la farina nella nostra bowl, perfetto. Qui ho già pesato la nostra acqua, io farò un'idratazione del 66%, parole povere sono praticamente 330 grammi, all'incirca 330 grammi di acqua. Allora, ho preparato l'acqua, quindi farò un'idratazione del 66%. Giusto per non confondervi le idee, è all'incirca 340 grammi di acqua. Io peso tutto, quindi fatelo anche voi. Consiglio, pesate sempre tutto, gli ingredienti, fate le cose garbate, come diciamo noi. In questa quantità di acqua ho sciolto già il mio prezioso lievito di birra, introvabile in questo periodo. E invece nella restante, la parte minore, ho lasciato un po' da parte in questo bicchiere, ho sciolto il sale fino, il 2,5%-3%. Quindi una volta fatto questo possiamo procedere. Prima mettiamo quasi tutta la quantità di quest'acqua, quasi tutta, e poi iniziamo a mescolare come l'altra volta l'impasto della focaccia con un cucchiaio di legno, d'accordo? E iniziamo a mescolare pian piano, dando il tempo alla farina di assorbire l'acqua. Provo ad aggiungere e mescolo fino a che si inizierà a creare la massa. Quindi sarà poi gestibile manualmente. Prendete tutta la farina da sotto, dal basso verso l'alto, mi raccomando. Quando mi accorgo che ha assorbito l'acqua vado ad aggiungere l'altra e continuo così. Io vado a mettere questa nel sale qui perché è rimasto un po' di lievito sul fondo, quindi approfitto per farlo sciogliere. Se mio consiglio, se usate la planetaria impastatrice, potete anche sbriciolare il lievito nel momento dopo che avete messo la farina nella ciotola, d'accordo? E il sale poi alla fine, quasi alla fine, quando vi rimane un tantino d'acqua, senza doverlo sciogliere. Io quando impasto a mano preferisco sciogliere perché si assorbe meglio, d'accordo? Quindi continuo a lavorare col mio cucchiaio fino a che andrò praticamente a farlo con le mani, ve ne accorgerete voi tranquillamente. Vado ad aggiungere altra acqua, ecco qua, e continuo. Quindi quando avremo questa consistenza la andiamo a tirare fuori dalla nostra bulla, ok, e ci andiamo a mettere proprio nella finale dell'impasto, andiamo a mettere l'olio, la nostra quantità di olio. Più o meno su mezzo chilo io metto 10 grammi, poi leggerete tutte le quantità sul post che pubblicherò. Lo dobbiamo lavorare bene l'impasto, ragazzi e ragazze, dobbiamo
creare la cosiddetta, diciamo, maglia glutinica. Ora non scendo nei termini più complicati, che è giusto che dobbiamo dargli forza. Ecco qua. Bene, lo vedrete sempre allisciarsi sempre di più. Ecco qua. La tovaglia pulita, state tranquillo, disinfettata, lavata, tutto. Per me è più facile lavorare così. Ecco qua. Dovete fare praticamente delle pieghe uno sopra l'altro. Allora, se ripeto, io ho dato questa idratazione qua, però voi, se per comodità volete scendere l'idratazione, cioè mettere meno acqua, nessuno vi vieta di farlo, potete farlo tranquillamente. Se notate che l'impasto vi si attacca alle mani, perché poi è una questione anche di abitudine e dimestichezza, potete tranquillamente bagnarvi un po' le mani di olio. Quindi io sto continuando a lavorarlo in questa maniera. Noterete poi che sarà praticamente omogeneo. Ecco qua. Una volta che avrà raggiunto questa consistenza, sarà bello liscio, lo dobbiamo lasciare a riposare. Ecco qua, io vado a creare una, diciamo, una palla ora, così. Lo lasciamo a riposare per 30 minuti. Ecco, lo rimettiamo nella bowl qua, così. Ecco qui. Allora, vado a mettere un filino d'olio e copro l'impasto, che ha la funzione di impermeabilizzare. Ci sono riuscito stavolta a dire impermeabilizzare. Ho sbagliato adesso. Ok, una volta che avete fatto questo con l'olio, coprite con la pellicola e mettete nel forno spento ma con luce accesa, che vi dà la temperatura ideale di 28 gradi. Quindi lo lasciate per 30 minuti a riposare, come si dice nel gergo casalingo, e poi faremo lo staglio, cioè la formatura delle palline. Ci vediamo tra poco. Allora, 30 minuti sono passati, quindi abbiamo qua il nostro impasto. Vedete, ho messo giusto un po' di pellicola per non far passare l'aria. Allora, bilancia pronta, andiamo a stararla. Ok, mio consiglio qual è? Andiamo a fare le nostre palline e li mettiamo in dei contenitori singoli. Questa, una ciotola di questa sarebbe ideale. Ci mettiamo un filino d'olio, così, in maniera che poi non abbiate problemi nello staccarla. Perché metterle diciamo molto attaccate insieme, oppure due in un contenitore, potreste avere problemi nel toglierle, d'accordo? Quindi il mio consiglio è usate contenitori singoli, alti e stretti, dove la pastella va bene dentro. Questo è il mio consiglio, perché ripeto, se usiamo un contenitore come questo, così, e ne mettiamo due, potreste dopo, nel momento della lievitazione, potrebbero attaccarsi ed è difficile, non avendo i giusti strumenti, staccarli. Quindi consiglio, ripeto, mettetele singole in questi contenitori o quelli di plastica tipo Tupperware, senza fare pubblicità, e state più tranquilli, che non andate poi a smontare tutto l'impasto. Allora, accendiamo la bilancia. Andiamo a pesare il pito. Io peso un 2,30 meno. Ok, 2,40 lo stesso. Allora, momento importante, momento cruciale della diretta, del video. Guardate la chiusura. Dovete praticamente tirare verso il basso, andando poi a formare una pallina, e poi dobbiamo assicurarci che sotto sia ben chiusa. Come dico sempre ai miei collaboratori, mi raccomando di chiudere bene sotto, questo fa sì che l'aria rimanga all'interno. Lo metto nella ciotolina che ho preparato qui, guardate,
poi lo coprirò con la pellicola. Quindi ripetiamo, andiamo a ripesare 230, 240. E dovete fare questo movimento, guardate con le mani, se vi si attacca ungitevi leggermente le mani di olio, è tutta questione di dimestichezza, di abitudine anche. Quindi le andiamo proprio a tirare verso il basso l'impasto, così, e lo chiudiamo sotto, pizzicando. Dovete ottenere praticamente questa pallina liscia, e sotto deve essere ben chiusa, e le andiamo a mettere nel nostro ciotolino. Ora chiudiamo la pellicola e li lasciamo di nuovo in forno con la luce accesa, ma spento. Attenzione, perché c'è qualcuno che magari è distratto, accende il forno e combina un casino. Ci vediamo tra un po'. Allora, rieccoci, bentornati. Dopo all'incirca 8 ore l'impasto è pronto. Quindi per le quantità di lievito che vedete scritto poi sulla ricetta nel post. Ci ha messo all'incirca 8 ore, questo però sempre a una temperatura sui 28 gradi, d'accordo? Un altro consiglio che vi do, se volete farlo il giorno prima per il giorno dopo, dovete semplicemente, una volta quando abbiamo formato le palline, lasciarlo un 20-30 minuti fuori e poi metterlo in frigo, che va a rallentare, non a bloccare, a rallentare la lievitazione, d'accordo? Piccolo consiglio. Allora, guardate la pallina che praticamente è raddoppiata. Io ho messo anche l'olio, come vi ho detto, un filino d'olio che ci aiuterà a staccare. Ci mettiamo la semola sopra, qui anche sul banco, e andiamo a capovolgere e aiutiamo un po' con le mani. Ripeto, io ho usato questa, se avete dei contenitori un po' più grandi, leggermente anche meno. Quindi, però quando il contenitore è stretto e alto, aiuta la lievitazione, aiuta molto. Quindi, la parte di sotto ora, che si trovava al fondo della ciotola, è sopra. Iniziamo a stenderla così, non serve mattarello. Quindi, questo è il movimento, le giro, girate, e la parte che sta sopra deve ritornare sopra, perché noi dobbiamo dare in cottura lo stesso verso di lievitazione, cioè la spinta verso l'alto. Nel caso la vogliate diciamo con il bordo leggermente più basso, vi conviene invece praticamente fare l'inverso, cioè la parte di sotto della ciotola falla passare sopra, perché spingerà verso il basso, reverrà leggermente il bordo, leggermente meno gonfio. Quindi questo è un mio consiglio. Quindi andiamo a fare questo movimento qui, così, senza mattarello, ripeto, girate e rigirate, girate e rigirate, sempre guardate le mie mani qua, si allargherà da sola, d'accordo? Proprio leggermente questo movimento di tirare e ruotare, tirare e ruotare, ma leggermente. Dopodiché abbiamo il nostro tegame qui, lo prendete in questa maniera, guardate, così, ve lo portate sulla mano, scrollate la semola in eccesso e lo mettete nel tegame e ve lo sistemate per bene nel tegame, magari anche girando, che è anche comodo qui, e cercate di coprire tutta la superficie in questa maniera, guardate, ok, così vede meglio. Quindi, una volta raggiunta quasi tutta la dimensione, ok, lo andremo ad infornare. Quindi ci vediamo per la cottura. Eccoci. Io ho bucherellato leggermente la superficie perché andremo a fare la precottura. Questo ci servirà per poterle anche conservare in frigorifero, sempre coperte o con la pellicola o con una delle buste, quelle che si usano per il freezer, per conservarle per 4-5 giorni, e vi spiegherò poi come fare la precottura. Andiamo a fare delle basi che poi potremo usare quando ce ne sarà bisogno. Quindi la inforniamo così, temperatura, purtroppo il mio forno arriva a 220, quindi ecco qui, fino a una leggera, proprio una leggera
cottura. Ora vedremo. Guardate, l'ho tirata fuori dal forno. Questo è il grado di cottura che gli dovete dare. Vedete come sono gonfiata bene. E quindi, dopodiché, questa la potete conservare in frigo o nei sacchetti freezer, oppure coperta bene con la pellicola. Prima lasciatela raffreddare, ovviamente. Quando vi servirà, la tirate fuori dal frigo, condite, pomodoro, mozzarella, quant'altro. Il tempo che si sciolgono gli ingredienti, 2-3 minuti, ed è pronta. Se vedete che non, il bordo non si è ancora colorato, perché sotto è già pronta, sollevatelo alla parte superiore del forno, in maniera che è da accelerare il tutto. Con questo invece cosa ho fatto? L'ho stesa, l'ho condita, in questo caso ho messo la crema di zucca, però se la volete fare, diciamo, margherita, quindi ci mettete soltanto il pomodoro, allora, e andiamo a far cucinare. Quindi ho messo il piano basso del forno, non proprio a contatto con la teglia, ma ci ho messo questa griglietta, sempre a 220, sempre ventilato. A metà cottura, quando vedrete che si inizia a dorare il bordo, mettete il restante dell'ingrediente. Io metterò melanzane grigliate e mozzarella, sempre sotto le melanzane, altrimenti c'è il rischio che si vadano a bruciacchiare. Ci vediamo quindi a cottura ultima. Allora, sicuramente vi capiterà di notare che sopra sta cucinando e sotto è bianca ed è cruda. Quindi che fate? Togliete la griglietta, mettete la carta forno, andate direttamente a contatto sotto, però state sempre attenti, controllate sempre, ogni minuto controllate che non si bruci. Allora, guardate, una volta che sotto si è cotta, la vado a spostare sopra, la metto nella teglia e la sposto sopra per far ultimare la cottura, sciogliere, ho messo gli ingredienti, guardate. Il tempo che si scioglierà qua la mozzarella, sarà ben dorata ai bordi e sarà prontissima, tanto sotto non c'è problema che si bruci. Allora, eccoci qua, finalmente la nostra pizza è pronta, guardate che bellezza, bella dorata, ecco qui, bella croccante, sentite lo scrocchio, ecco qui, come si suol dire, alzate il volume. Allora, un girino d'olio, ci mettiamo un po' di pepe nero macinato al momento, giusto un po'. Ecco qua, e avete la vostra pizza fatta in casa, leggera, gustosa e digeribile. Un grazie a tutti, seguitemi ancora per altre ricette. Se vi è piaciuta, mi raccomando, un like e condividete. Per domande potete chiedere a qualsiasi orario, visto che sono in ferie forzate. Un abbraccio a tutti e ce la faremo.